Salve a tutte amiche. In questo tutorial torniamo a lavorare uno scialle all'uncinetto di quelli proprio facilissimi. E quando vi dico facile, sapete che potete fidarvi. Questo scialle è lavorato soltanto con catenelle, maglie basse e maglie alte. Per il nostro campione sto utilizzando un filato in lana che lavoro con uncinetto 4,5. Facciamo subito come partenza il nostro anellino magico, avvolgendo il filo intorno alle dita. Poi prendiamo il nostro filo e lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Ora lavoriamo 8 maglie alte sempre all'interno del nostro anellino magico. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e 8. A questo punto, come al solito, prendiamo la codina libera dell'anellino, tiriamo e chiudiamo la nostra parte iniziale. In questo caso abbiamo un ventaglietto formato da 8 maglie alte più le 3 catenelle iniziali. Il secondo giro. Facciamo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Voltiamo il lavoro e lavoriamo nel punto in cui abbiamo fatto le catenelle. Un ventaglietto di 3 maglie alte, quindi 3 maglie alte lavorate tutte nello stesso punto. Una, due, e 3. Facciamo una catenella, saltiamo una maglia alta di base e nella successiva facciamo una maglia bassa. Saltiamo nuovamente una maglia e nella successiva, che poi sarebbe la maglia centrale, lavoriamo di nuovo un ventaglietto, ma questa volta formato da 7 maglie alte, quindi tutte nello stesso punto. Iniziamo con la prima, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Saltiamo una maglia di base e nella successiva facciamo una maglia bassa. A questo punto
lavoriamo una catenella, saltiamo una maglia di base e nell'ultima, dove all'inizio della lavorazione abbiamo fatto le 3 catenelle, lavoriamo 3 maglie alte, una, due, tre, facciamo una catenella. E di nuovo, sempre nello stesso punto, facciamo una maglia alta. Abbiamo terminato il secondo giro. Abbiamo questa lavorazione. Il prossimo giro sarà lavorato in questo modo. Facciamo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e voltiamo. Fermiamo queste 8 catenelle sulla maglia centrale del ventaglietto sottostante, dove abbiamo le 3 maglie alte, con una maglia bassa, quindi al centro, vedete 1, 2, 3, al centro. Lavoriamo una maglia bassa formando questo archetto iniziale. Facciamo adesso 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso saltiamo la prima maglia alta dell'archetto, del ventaglietto composto da 7 maglie alte. Saltiamo la prima, nella seconda. Lavoriamo una maglia bassa. Poi passiamo, saltando la maglia successiva, passiamo a quella centrale in cui lavoreremo di nuovo 7 maglie alte. Ecco qua, saltiamo la maglia che viene subito dopo e nella successiva facciamo una maglia bassa. Ora lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, che andremo a fermare nella maglia centrale, nella maglia alta centrale del gruppo di 3 che abbiamo sotto, sempre con una maglia bassa, in questo modo. A questo punto facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e terminiamo con una maglia alta che io andrò a prendere a lavorare intorno allo spazio che si è creato nella parte iniziale tra le 3 catenelle e la prima maglia alta che abbiamo. Quindi facciamo la nostra maglia alta finale del giro. 5 catenelle e una maglia alta. All'inizio abbiamo fatto 8 catenelle, se ricordate, che in pratica stanno a sostituire questa lavorazione. Le prime 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta da lavorare e in più le 5 catenelle che poi lavoriamo per fare gli archetti. Ok, passiamo al giro successivo. Di nuovo 8 catenelle.
Voltiamo il lavoro e fermiamo le nostre 8 catenelle con una maglia bassa, lavorandola al centro dell'archetto sottostante. A questo punto ci troviamo sopra il gruppo di 3 maglie alte che abbiamo lavorato 2 giri fa e facciamo una catenella e nella maglia bassa che abbiamo lavorato subito nel giro precedente, lavoriamo di nuovo 3 maglie alte. Quindi all'interno della maglia bassa facciamo una, due, e 3 maglie alte e una catenella. Una maglia bassa al centro dell'archetto sottostante. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo la prima maglia alta, nella seconda facciamo una maglia bassa, creando così il nostro archetto. Allora, siamo arrivate al centro dello scialle e come per ogni giro dovremo lavorare il nostro ventaglio di 7 maglie alte prendendolo nella maglia centrale del ventaglietto sottostante. Ora saltiamo la maglia subito adiacente e nella successiva facciamo la nostra maglia bassa. Ora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia bassa al centro dell'archetto sottostante. Ora ci troviamo nella zona delle 3 maglie alte, tenetelo sempre a mente, mentre nel giro precedente abbiamo fatto una maglia bassa per fermare gli archetti, ora in questa maglia bassa, in corrispondenza delle 3 maglie alte, facciamo nuovamente 3 maglie alte precedute da una catenella. Allora, una catenella, 3 maglie alte lavorate nella maglia bassa sottostante. Una catenella e una maglia bassa nell'archetto sottostante. Ora facciamo per terminare il giro 5 catenelle e una maglia alta che lavoreremo sempre all'interno dell'archetto sottostante in questo modo. Ecco fatto, abbiamo completato il nostro giro. Come al solito inizieremo sempre con 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Voltiamo il lavoro e facciamo una maglia bassa all'interno, intorno all'archetto del giro sottostante. Di nuovo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, che fermeremo con una maglia bassa nella maglia centrale del gruppo di 3 maglie alte sottostanti. Così. Nuovamente 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Le fermeremo, come abbiamo fatto anche prima, intorno all'archetto sottostante con una maglia bassa. A questo punto siamo arrivate vicino al centro. Facciamo il nostro archetto
di aumento, quindi 1, 2, 3, 4, 5 catenelle che fermeremo con una maglia bassa, non nella prima maglia alta che troviamo sotto nel ventaglietto, ma nella seconda. Ora saltiamo questa maglia, andiamo nella centrale dove faremo il nostro ventaglio di 7 maglie alte. Ecco qua, terminate le nostre 7 maglie alte, saltiamo una maglia sottostante e nell'altra facciamo la nostra maglia bassa. Quindi nella parte centrale dobbiamo lavorare sempre saltando una maglia tra la lavorazione del ventaglio e la maglia bassa successiva. A questo punto possiamo fare le nostre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Fermiamo le catenelle con una maglia bassa intorno all'archetto sottostante. Ripetiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Fermiamo le nostre catenelle con una maglia bassa nella maglia centrale del gruppo di 3 maglie alte sottostanti. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 che fermeremo in questo punto più o meno dell'archetto sottostante e per fare il nostro aumento laterale lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e terminiamo con una maglia alta, sempre prendendo nello stesso archetto sottostante. 1 e 2. Ecco qua. Il nostro scialle che prende forma. Il giro successivo, che poi è l'altro giro che ripeteremo sempre per far crescere lo scialle, sarà lavorato in questa maniera. 1, 2, 3. Catenelle, come al solito, non potete sbagliarvi. Giriamo il lavoro, chiudiamo l'archetto con una maglia bassa all'interno dell'archetto sottostante. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e fermiamo con una maglia bassa nell'archetto sottostante. Ora vedete, siamo arrivati al punto in cui abbiamo le nostre 3 maglie alte che ripetiamo un giro sì e un giro no. Quindi, siccome il giro precedente abbiamo fatto la maglia bassa al centro delle 3 maglie alte, adesso facciamo una catenella e 3 maglie alte lavorate nella maglia bassa sottostante. Una, due, e tre. Ricordate sempre una catenella sia prima che dopo. E fermiamo
con una maglia bassa nell'archetto successivo. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Fermiamo con una maglia bassa nell'archetto successivo. Siamo arrivate al centro. Prima di andare a lavorare il nostro ventaglietto di 7 maglie alte, facciamo nuovamente un ultimo archetto di 5 catenelle, che fermeremo nella seconda maglia alta del ventaglio. Ora facciamo subito, saltiamo questa maglia, andiamo nella centrale, facciamo il nostro ventaglietto di 7 maglie alte. Ecco qui, abbiamo completato, saltiamo questa maglia subito appresso e facciamo la nostra maglia bassa in quella successiva. Ora ripetiamo a specchio la lavorazione che abbiamo fatto nella prima parte. Quindi 5 catenelle. 1 maglia bassa all'interno dell'archetto sottostante, nuovamente 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto sottostante, siamo arrivati nella zona in cui abbiamo le 3 maglie alte, quindi siccome nel giro precedente abbiamo fatto la maglia bassa, quindi il giro tutto di catenelle, tutti gli archetti, adesso tocca fare il motivo con le 3 maglie alte. Quindi una catenella, 3 maglie alte all'interno della maglia bassa sottostante, una catenella e una maglia bassa all'interno del l'archetto sottostante. Altre 5 catenelle. Siamo arrivati all'ultimo archetto del giro precedente e facciamo la nostra maglia bassa e per completare facciamo 5 catenelle e una maglia alta sempre prendendola all'interno dell'archetto sottostante. A questo punto avrei terminato la mia spiegazione, perché non dovrete far altro che continuare facendo un giro tutto di archetti, naturalmente poi lavorando come al solito la parte centrale, e il giro successivo con archetti e 3 maglie alte nella colonnina in cui trovate questa lavorazione. Niente di più. Quindi avete visto che è veramente facile, oltretutto è velocissimo da lavorare. E questo è lo scialle che sto realizzando invece in cotone con l'uncinetto 3,5. Come potete vedere, la parte centrale sviluppa in questo modo. Man mano che lavoriamo avremo queste due colonnine laterali che sono formate dalle 3 maglie alte, la parte centrale che è quella del ventaglietto di 7 maglie alte e man mano che lavoriamo tutti i nostri ventaglietti
Lo scialle si allargherà lateralmente e si allungherà in punta. Quando siamo arrivate alla lunghezza che abbiamo stabilito di realizzare, praticamente terminiamo lo scialle con il giro a quello tutto a catenelle, tutto archetti. Allora, questo è l'ultimo passaggio prima di terminare, quindi 1, 2, 3. 4, 5 catenelle e una maglia alta. Ora iniziamo a rifinire la parte superiore delle spalle. Faremo 2 maglie basse per ogni spazio. Allora, per girare e iniziare il lavoro su questo lato, facciamo una catenella. Poi, sempre nello spazio che abbiamo intorno alla maglia alta, lavoriamo 2 maglie basse. Lo stesso faremo nello spazio successivo. Quindi lavoriamo intorno alle catenelle, una e 2 maglie basse. Lo stesso nell'altro spazio. Fino a completare tutto un giro della parte superiore. Dopo aver fatto le nostre 2 maglie basse, le ultime, facciamo una catenella, voltiamo di nuovo il lavoro e ripetiamo la lavorazione a maglie basse su tutta la riga spalle. Quindi facciamo una maglia bassa sopra su ogni maglia bassa del giro sottostante. In questo modo termineremo la rifinitura della zona spalle. Ovviamente, se volete e se vi piace, potete lasciare anche questo lato così come viene, senza fare la rifinitura. Se vi piace, fate come volete, come desiderate meglio. Ecco qua, stiamo terminando il secondo giro a maglia bassa. Uno e due, ecco l'ultimo. Ora, prima di andare avanti, volevo dirvi che se fate come ho fatto io uno scialle bicolore e decidete di fare il bordino a maglia bassa, potete anche, forse anche meglio, utilizzare lo stesso colore della parte centrale per rifinirlo, in modo che non si vede
il doppio colore e si nota di più l'aggancio del filo. Io ho terminato il nero, quindi ho fatto tutto quanto in arancio. Ok, per passare alla rifinitura, diciamo, dei laterali, facciamo un paio di maglie bassissime molto morbide, prendendo le catenelle dell'archetto che ci troviamo sulla sinistra. Ne facciamo una. E due, e ora facciamo una maglia bassa, quindi ci solleviamo con una catenella e lavoriamo una maglia bassa al centro di questo archettino. Continuiamo facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e una maglia bassa al centro dell'archetto sottostante. Continuiamo in questo modo fino ad arrivare alla colonnina con le nostre 3 maglie alte. Quindi, dopo la maglia bassa, 3 catenelle, non più 5 come prima, ma 3, in modo da rendere lineare il bordo dello scialle. 3 catenelle e una maglia bassa. Siamo arrivate alla colonnina, quindi dopo 3 catenelle, una maglia bassa, facciamo subito 3 maglie alte nella ba maglia bassa successiva. Uno, due e tre. Subito una maglia bassa nell'archetto adiacente e ripetiamo di nuovo 3 catenelle e una maglia bassa finché non arriviamo alla punta dello scialle. Eccoci qui, siamo arrivati alla punta. Ora, mentre prima facevamo 5 catenelle e poi fissavamo nella seconda maglia il tutto, adesso continuiamo con le nostre 1, 2 e 3 catenelle. Saltiamo la prima maglia, sulla seconda facciamo la nostra maglia bassa. Ovviamente è ora di fare nella maglia centrale il nostro ventaglietto di 7 catenelle, come abbiamo fatto e ripetuto per tutta la lavorazione dello scialle. 1, 2, 3. Sei e sette. Saltiamo una maglia, nella successiva facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo.
Ripetiamo 3 catenelle e una maglia bassa fino ad arrivare alla fine del nostro lato da lavorare, ricordandovi di fare 3 maglie alte quando arrivate alla colonnina delle maglie lavorate. Siamo arrivati al termine del lato, quindi facciamo le nostre 3 catenelle, la nostra maglia bassa, facciamo ancora 1, 2, 3 catenelle e la fermiamo con una maglia bassa sull'ultima maglia che abbiamo lavorato in questo lato. Ora facciamo veramente l'ultimo giro di rifinitura, il bordo. La facciamo con i ventaglietti in modo da richiamare la punta dello scialle. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro. Ora lavoriamo 7 maglie alte prendendo la maglia bassa al centro dell'archetto. Quindi in questo modo 1, 2, 3. Cinque, sei e sette. Fermiamo questo ventaglietto nella maglia bassa successiva lavorando una maglia bassissima. Di nuovo nella maglia bassa successiva lavoriamo un nuovo archetto. 7 maglie alte. Maglia bassissima nella maglia bassa successiva. Continuare fino alla punta. Allora facciamo il prossimo ventaglio. Fermiamo con una maglia bassissima in questa maglia bassa. A questo punto facciamo
il nostro ventaglietto saltando una maglia di base e lavorando le 7 maglie nella successiva. Facciamo la maglia bassissima nella maglia centrale del ventaglietto sottostante, in questo modo, e andiamo a lavorare un nuovo ventaglietto prendendo le maglie in questo punto. Saltiamo questa maglia e andiamo a lavorare 7 maglie alte nella successiva. Fermiamo il ventaglietto nella maglia bassa subito adiacente con una maglia bassissima e abbiamo due ventaglietti sulla punta dello scialle. Ora non resta che continuare in questo modo per tutto il resto della parte laterale. Così fino alla fine del giro. Ed ecco l'ultimo ventaglietto. Che fermeremo in questo punto prendendo la maglia bassa della rifinitura delle spalle. Ecco qua. Ora non resta che tagliare il filo. Fermarlo e nasconderlo. Adesso
abbiamo terminato il nostro scialle veloce, veloce e semplice. Ecco qua. Quindi questo scialle sarà fatto tutto a rete con queste catenelle e gli unici punti particolari saranno la parte centrale, che è lavorata con i ventaglietti di 7 maglie alte, e queste due righe che man mano che si lavora diventano oblique, lavorate con 3 maglie alte. E questa è la punta finale. Naturalmente potete realizzare questo scialle anche in lana e potete farlo con quei bellissimi filati sfumati che si trovano sotto forma di cakes, oppure potete realizzarli in tinta unita. Anche per questa volta è tutto, spero che questo scialle vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie da Lilla.